Allora, iniziamo a recuperare delle assi di legno. Io le ho trovate che arrivavano dai vecchi partite là, infatti c'è ancora del cemento attaccato. Niente, iniziamo a schiodare le assi, prendere tutto quello che ci può venire bene, anche dei pezzi di bancali, delle assi di bancali che vanno sempre bene quelli. Qui li presento per vedere un po' la grandezza del tavolino che andiamo a costruire. Ho fatto tutto senza progetto, tutto molto, molto tranquillo. Niente, inizio col tagliare le assi, c'è una modesta seghetta da banco, tanto per cominciare a fare i primi lavori. Ok, inizio a presentare le assi, si vede un po' quello che inizia ad uscirne fuori. Purtroppo non le ho pulite bene quando ho fatto questo lavoro, poi col tempo si vedrà di migliorare. Come vedete, iniziamo a vedere che combacia tutto, tanto i bordi sono stati ripilati per bene. E inizio col pialetto elettrico a ripassare dei quadrelli di legno, anche qui recuperati da altri lavori, per fare praticamente il bordo inferiore del tavolo. Adesso, ecco, dall'immagine lo vedete bene, praticamente fare un quadro di legno dove verranno poi fissate su tutte le assi. E praticamente tutto il legno è recuperato, non c'è niente di comprato. Mi arrangio con quello che ho, con quello che trovo, vedo di fare questi piccoli lavoretti. Come vedete, nessun progetto, niente di tutto improvvisato, diciamo. Piace così. E niente, si inizia, una volta fatto quel quadro di legno, si iniziano a fissare sulle assicelle, aiutandosi con dei morsetti. Praticamente cosa facevo? Fissavo un Mettevo la colla tra una tavola di legno e l'altra e stringevo col morsetto, dopodiché andavo a mettere delle viti in legno. Qua si può vedere il piano come abbozzato, diciamo, ancora sui segni di colla, ancora molto brutto. Okay. Adesso questo qua è il bordo inferiore, vedete il quadro di legno che sta all'interno e questo è quello che verrà in vista. Questo è il mio assistente, cioè mia moglie, che mi aiuta in questi piccoli progetti. E niente, questa è la parte in vista inferiore del tavolo, no? Come vedete, morsettato, colla, viti, e adesso inizio a trovare il legno per le gambe del tavolo. Sempre legno recuperato, come vedete, basta una passata nella sega a banco e via, e vengono fuori quattro belle gambe. Come vedete, si fanno le prove d'altezza, diciamo, che lunghezza devono avere queste gambe. Si inizia a vedere un po' le idee di cosa ne può venire fuori. Vedete che uso la sparachiodi, ma è solo per una cosa provvisoria. Oh, poi qua iniziamo la rifinitura del piano. Iniziamo prima col pialetto elettrico, che ci dà comunque sia un aiuto. Non voglio una superficie regolare, perciò ho fatto pialetto elettrico e la levigatrice orbitale. Non voglio una cosa perfetta. Qua si vede un bel legno, ok? Si vedono tutte le varie venature, è venuto bene. Però non volevo una superficie proprio perfetta. Come vedete, ho iniziato a darci impregnante, ho utilizzato cavolo, adesso non mi viene il nome. Ho utilizzato dell'impregnante, gli ho dato adesso la prima mano, sia al piano che alla cornice inferiore, diciamo. E mi ricordassi il nome e il colore, vi direi anche, al massimo poi lo metto nelle descrizioni del video. E ho iniziato a fare i primi rattoppi, vedete, con la colla, con la segatura, e poi iniziamo, una volta asciugato, ho iniziato a levigarlo per far sì che non rimangano i buchi. Ho dato prima l'impregnante perché adesso levigando poi comunque verranno fuori delle macchie, ci sarà un chiaro scuro di colori che io voglio mantenere. Come vedete, ecco, questo è il piano completamente levigato, che ha un bel effetto vissuto, ma non è quello che voglio ottenere io. Ricomincio a dare l'impregnante nuovamente. Mi sembra che alla fine del lavoro ho dato 3 mani di impregnante e dopo 2 mani di un flatting protettivo, per avere, diciamo, una superficie lucida. Come dicevo,
primo progetto, diciamo, che faccio a questo livello. Ho preso un po' di spunti dove capitava, dei vari video in rete. Diciamo, questo è quello che sono riuscito a realizzare. La tonalità di colore è questa, come vedete non è preciso, il piano è un po' ondulato, un po' rovinato, ma è proprio quello che volevo io. Non volevo una roba precisa, volevo una cosa vissuta, diciamo. E via. Come vedete, inizio col inizio col presentare le gambe del tavolo. Ho dovuto fissare un'asse di legno sia alla base dove vado a fissarle e sia, diciamo, vicino ai piedi dove va a toccare per terra. Come vedete, no? Il morsetto tiene insieme, ma c'è un pezzo di legno che li tiene distanziati giusti, perché sennò andrebbero fissate storte. Questo è il tavolino in piedi, come vedete. Dietro c'è la macchina di mia moglie impolverata e piena di segatura per tutti i lavori che ci ho fatto vicino. E niente, vado a dare anche una ripinita all'interno, perché diciamo che anche dove non si vede preferisco almeno che ci sia un po' di ordine, anche se rimane sotto comunque sia, e sia un po' ordinato e verniciato anche lui. E diciamo che come primo lavoro effettuato sono soddisfatto del risultato, perché comunque è venuto un lavoro fatto abbastanza bene. Adesso questo qui è un lavoro di 2 anni fa, questo tavolino poi l'ho messo in casa e ce l'ho ancora adesso nella sala di casa mia. L'unico problema che ho riscontrato, oltre a questa faccia da stupido che vedete, è che si è aperto nell'aggiunzione di due tavole, si è aperto magari avevo messo poca colla e allora mi è venuto fuori questo problema. Comunque riparabile senza essere un problema. Comunque sia, se non si, sbagliando si impara, se non si sbaglia non si impara nulla. Niente, questa è la superficie. A me piace fare queste cose qui, questo è il primo video che vi pubblico, però credo che sia, che dia un po' l'idea di quello che piace a me. Spazio un po' su tutto, su varie cose, dal fai da te, la musica, tantissime cose. E questo è quello che mi piace fare, via, su. Qua c'è sempre il mio aiutante, ovvero mia moglie, che legge sempre, o fa le foto. Adesso questo è un progetto fatto solo di fotografie, perché ai tempi non pensavo di fare dei video su YouTube, allora ho fatto solamente fotografie. La mia moglie è fuori campo, poi man mano andando avanti preparerò anche dei progetti completamente con video. E niente, questo è il tavolino. Purtroppo non avevo fatto una foto recente, ma vedo di mettere a fine video poi qualcosa di, la faccio in questi giorni, faccio una foto completa del tavolino come oggi a distanza di 2 anni. Spero che il progetto vi sia piaciuto e vi ringrazio per la visione.